Vedi, fatta così sembra anche musica classica. Molto amato ma anche molto criticato, spesso frainteso, di sicuro nella sua lunga vita artistica, 40 anni, ha dovuto fare i conti con l'indifferenza e l'incomprensione. Cammina, cammina, divieni via via più vicina, sorridi, affianca il mio passo. Parlando di Amedeo Minghi, grande melodista, musicista di razza, erede pop della tradizione del melodramma, eccetera, eccetera. Cammina Cammina, una bella canzone, nella tradizione delle sue migliori ed ispirate, lo scorso Sanremo si è persa in una classifica non pervenuta. 25 anni prima, pensate, quel capolavoro assoluto di 1950, sempre a Sanremo, veniva addirittura eliminata la prima serata. Che spiegazione dare? Boh, forse è buona quella che danno i suoi estimatori, e cioè che Minghi non lo si può ascoltare per caso. Ecco la nostra intervista. Possiamo dire che ci sono vari strati, no, di attenzione alla mia musica. Non voglio parlare di me in terza persona perché della musica di Minghi sarebbe. Però cioè, ci sono varie attenzioni, cioè quelli che ascoltano le cose famose, gli altri invece che non ascoltano per niente le cose famose. Per esempio, una gran parte dei miei fan, per esempio, che vado a Sanremo non mi piace affatto, sono sempre preoccupati, hanno delle tensioni tremende. E poi invece ci sono gli altri che ascoltano soltanto esattamente quello che proprio non va mai in radio, che non viene pubblicizzato, perché sanno che è la parte che poi sta più a cuore a me, è quella quindi che è più vicina diciamo all'originalità dell'ispirazione. Ecco, l'ispirazione pura sta laddove non entra la promozione, no? Cammina, cammina, diventi via via più vicina, io sono con te per la vita, lo stesso che penso di te. 40 anni di me con voi, questo titolo di questo nuovo album, che è nuovo e antico insieme, perché in realtà è un'antologia. Questo album contiene 4 brani inediti e più un omaggio a Benny King e a John Lennon, perché avevo fatto una cover version di Stand By Me. Ecco, tranne queste 5 cose nuove, poi invece c'è il percorso, diciamo, di quelle che sono state un po' la punta degli iceberg dei miei interessi musicali, quindi la musica per film con Banfi, la musica per la fiction con la Casale, la musica lirica con un tenore straordinario, si chiama Andreotti, c'è una Maria D'Angeli che canta La vita mia in 4 differenti lingue, quindi in qualche modo ho voluto inserire in questo album un po' gli aspetti che sono quelli che ho navigato in questi 40 anni, quindi la musica a tutto campo, la musica per immagine e non solo di canzoni. Cammina, cammina, sei qui con la testa, ti sento, non conta più niente che noi siamo il resto. Se dovessi mettere Cammina Cammina in una sorta di casellario o di binario, sicuramente la inserirei in quello dove scorre anche il 1950, cioè fa parte di quel mondo lì. Fummo esclusi io e Vasco Rossi, lui faceva i video spericolati nel 1950 e fummo esclusi da quel festival dell'83. Diventi via via più vicina, io sono con te per la vita, lo stesso che penso di te. Se potessi cancellare tutto il male, tu non sapresti mai, non importa se è domenica o Natale. Ci sono delle canzoni, questo vale per tutti i miei colleghi chiaramente, delle produzioni, delle canzoni che questo meccanismo oggi un po' cattivo di questi music control, di queste faccende che limitano moltissimo la diffusione della musica nuova, fanno correre a molti brani, a molta musica, non tanto mia ma di tanti miei colleghi, il rischio di passare sotto banco. Ed è un peccato, perché in realtà non è vero che la canzone d'autore non c'è più, c'è e come. C'è meno attenzione alla musica d'autore perché c'è troppa attenzione alla musica commerciale. Io ti difenderei, sai che lo farei.